seghetto. Sono uno scassinatore provetto, raga. Ma sto qua non può andare da qualche altra parte. Cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Tu continui a vedere persone che si impiccano, persone d'ossa che spuntano dal pavimento. Non puoi tirartela via da qua. Vai via, no? No, stiamo qua noi. E che fa? Col cacciavite. Ruota la manopola in senso orario anteriore per aprire la cassaforte. Nelle cassaforti non credo ci sia sopra il corpo. Fucile senza proiettile è inutile. Ci saranno bene anche dentro i proiettili. Ah no, questo è il costo del caffè. Sì. Un tizio che ci cammina. Appunto, l'ho detto che c'erano i proiettili. E prendi sti proiettili. Oh, finalmente ha un'arma sto tizio. Anche secondo me è pericoloso. Signore, dovevo liberarmi infetta di una cosa, quindi l'ho messa nella cassaforte, l'ho chiusa con una combinazione e poi l'ho sepolta nel cimitero. Non sapevo che codice inventarmi, quindi ho usato il numero degli abitanti di Hill Lock, scusate. E quale sarebbe? Quello che ho appena craccato prima. Comunque, un topo che passa. Qua c'è più niente da fare. Mi aiuto per la bestia, qualcosa lì mi ha. E cosa devo fare? Hai il fucile. È la bestia, cioè devi sparare a un lucchetto. Vabbè, noi vediamo le cose che sbrilluccicano di polvere magica, di trilli, e automaticamente non ci andiamo a cliccare. Tanto abbiamo capito come funziona sto gioco. Campana. Ma cavolo la campana. Quella è una campana, come quella del campanile. Moschettone. Due fiaschette. Boh, le fiaschette le vede lì. Questo no. Ah, questo è il thermos. Pistola, non dategli la pistola a sto tizio perché è pericoloso. Visto che uso un fucile per aprire un lucchetto. Cioè, ok che in caso di bisogno puoi usare anche quello, però c'hai. Cioè, non lo so, cos'hai? No, ma perché sono uscito? Cioè, c'hai la caffettiera, che ne so, usa il cacciavite, cioè spari un colpo a caso. Sapendo che non ne hai praticamente di roba. Dove le vedi ste fiaschette? Vabbè, una esce qua. La clicco, la prima volta ti dice sempre di no, e l'altra è qua. Quindi una bottiglia è questa qua. Le manette dove le vedi? Ah, eccole qua. Ovviamente erano allacciate al tubo, ma le manette escono fuori. Alcuni errori, anzi non alcuni, molti errori ci sono in questo gioco. Soprattutto la fisica lascia un po' a desiderare. Pinze, dove le vedi? Due poi. Fiaschette, una e due. Quelle sono fiaschette. Adesso andiamo a cercare su Google. Voglio proprio andare a cercare. Fiaschette. Sì. Sì. Ha ragione. Sono io. Scusate, ho sbagliato. Alzi la mano chi ha sbagliato. Io. Corre le fiaschette, io pensavo tipo quelle. Ah no, quelle sono le provette, quelle degli scienziati, quelle cose. Ci metti giù la roba, poi esplode sempre. Nelle scuole americane fanno così. Invece noi in Italia non facciamo niente di quelle cose lì. Corde, 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 corde. Tu dove le vedi le corde? Ah ecco. Corde. Non corde. E le due pinze. Una
dov'è l'altra? Aspetta come si illumina di verde la scritta. Ecco. Fatto, perfetto. Ma è un pappagallo, ma io non l'ho manco raccolto. Sto gioco ha un senso, guardate, di quelli estremi proprio. E che aiuto mi ha dato, scusa, eh. Parte il mito, il ratto che spunta da lì. Mamma mia, che bello. Persone che si impiccano qua, non qui, giustamente. Non riesco a togliere. Chiave per tu. Menù. Mi prendo in giro. Caraffa. Qualcosa è andato storto. Cacciavite. E che cappero ne so, ragazzi. Butto giù il telefono. Cioè, ah, il fucile è già stato usato. Ci ho messo dentro due colpi da usati per spaccare un lucchetto. La TV non è collegata. Che diavolo sta succedendo? Esistono le cose che si chiamano batterie. Però effettivamente una televisione non collegata che funziona non è un buon presentimento. Torniamo indietro. Andiamo, ci scommetto, dobbiamo andare ancora più indietro. Dentro qua. No, perché a noi ci serve la pala. Sì, che poi sto gioco è una cosa senza senso, perché noi abbiamo fatto tutta sta roba perché ci serviva una pala. Che senso ha? Non lo so, ragazzi. Non so che senso ha sto gioco. Guarda qui. Magari devo accendere. Qual è il pulsante di accensione e spegnimento? Il pulsante è inutile, non c'è la lampadina. Ah, inserisce la combinazione esatta nel registro di cassa. Premi i tasti del registratore di cassa per inserire il codice. Clicca sulla mini al centro. È 9. No, ho sbagliato. Sono io che sono stupido. 9, 7, 3. Clicca sulla mini al centro per del registratore per cancellare i numeri già inseriti. Quindi secondo me è 9, 7, 3. 1. Non lo so, ragazzi, vi giuro, non comprendo che senso e quale sarebbe la combinazione. Inserisce la combinazione già esatta nel registro di cassa, nel registratore di cassa. Boh, ragazzi, lo scopriremo nel prossimo episodio e ciao! Questa è la mia pagina di fine video. Se vuoi vedere il video precedente, clicca qua. Se vuoi vedere la playlist di questa serie, clicca qua. Se invece ti vuoi iscrivere, clicca sulla mia faccia. Se invece sei su smartphone, vai nei link in descrizione o chiudi il video, vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti. Se vuoi seguirmi, ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, mettete mi piace.